una macchina organizzativa complessa, un dispiegamento di uomini e mezzi veramente imponente, e come imponente è la produzione TV. Un grande lavoro, spieghiamolo meglio agli appassionati di Orienteering. Lui è Alessandro, che si sta occupando del coordinamento. Allora Alessandro, spiegacelo tu meglio. Ma direi che una delle principali difficoltà è riuscire a seguire tutti gli atleti lungo il percorso, essendo molto esteso e molto vasto. Cioè, una delle difficoltà maggiori è che siamo tutti collegati col cavo alle camere, e fare via wireless è pressoché impossibile, e è necessario stendere molto cavo e quindi seguire la produzione all'interno dei boschi, anche all'interno della città come Venezia, eccetera, sicuramente è abbastanza impegnativo. Quanti uomini sul campo, quante ore di girato e quante ore di lavoro per montare il prodotto finale? Ma le camere collegate adesso alla regia internazionale sono 8 e più a seconda delle occasioni, ci sono 20 persone sulla regia internazionale più altre 4 dedicate alla parte italiana, ore di girato pressoché corrispondenti alle ore di gara, e quindi insomma un bel po' di lavoro. Siamo nel cervello di questo campionato mondiale Wok Wutok. La regia internazionale, vedete tantissimi monitor, tanti occhi che stanno controllando le immagini direttamente dal bosco. Il regista poi va a selezionare, in base a quella che è la sua esperienza e alla qualità delle immagini, alla spettacolarità delle immagini, che cosa poi mandare in onda. Un altro elemento importante qui nell'arena di gara è poi il maxi schermo. Abbiamo visto prima il gruppo elettrogeno, in grado di produrre fino a 100 kW. Sembrerà incredibile, gran parte di questi consumi sono da imputare al maxi schermo. Continuiamo nel nostro viaggio nel mondo della produzione televisiva. Questo alle nostre spalle è il mezzo che permette l'uplink del segnale, ossia è da qua che il segnale poi passa al satellite.